Un poliziotto in borghese urla ai due uomini all'interno dell'auto di uscire. Momenti di tensione tratti dalla maxi operazione nella notte a Bruxelles. 16 le persone arrestate, 19 le case perquisite. A Molenbeek le teste di cuoio hanno visitato anche la casa del fratello della madre di Salah Abdeslam. Poco distante i poliziotti hanno sparato contro un'auto che all'alto invece di fermarsi ha accelerato, ferito e arrestato il conducente. Ma del ricercato numero uno nessuna traccia, come conferma il procuratore federale Thierry Wertz. Until now. Finora non sono stati trovati armi da fuoco o esplosivi. Salah Abdeslam non è tra le persone arrestate. La polizia belga non ha fornito l'identità delle persone finite in manette. Le 19 perquisizioni hanno riguardato case e bar e locali in 6 quartieri della capitale belga. Reparti speciali anche in 3 appartamenti, a Charleroi e a Liegi. E proprio dalle parti di Liegi le ultime informative danno in fuga Salah ieri sera su una BMW verso il confine tedesco. L'operazione si è conclusa dopo 4 ore, ma il ministro dell'interno Jabon ha detto che il lavoro non è ancora finito. L'allerta in Belgio infatti resta al massimo livello, chiusi uffici pubblici, metropolitane e scuole. Non lo sapevo e sono venuto a scuola, dice Momna, 8 anni. Cosa farai adesso? Chiede la giornalista. Penso che torniamo a casa. Sei triste perché è chiusa? Sono un po' triste perché voglio andare a scuola, ma non è grave. Le istituzioni europee hanno confermato solo i vertici importanti, mentre la NATO ha chiesto ai dipendenti non essenziali di lavorare da casa e ha cancellato le visite esterne. I cittadini hanno risposto al silenzio sui social chiesto dalle forze di sicurezza per non rivelare i luoghi dei blitz, postando foto dei gatti. Infine la polizia francese ha diffuso la foto del terzo presunto attentatore dello Stade de France il 13 novembre scorso, con un appello: aiutateci ad identificarlo.